Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo a bordo della Suzuki. Allora, è una moto veramente piccola e compatta e davvero si guida come una bicicletta, agilissima. L'erogazione abbastanza pronta, la sto usando in mappa A, che la potenza è la medesima, cambia l'erogazione, il modo con cui scarica diciamo la trazione al suolo. Quindi ride by wire, ha il traction control disinseribile e settabile su tre livelli, ha un bellissimo TFT a colori molto ben leggibile, però vedo che la chiave, l'inserimento della chiave è proprio a ridosso del TFT, insomma non è proprio pensato bene, perché ne ostruisce leggermente la visuale. Potevano pensarlo, studiarlo un attimino meglio, metterlo un po' più arretrato. Però come dinamismo, ragazzi, è una moto davvero facile da guidare, e da sicurezza anche impiega. Le sospensioni sono molto rigide, assetto sportivo, competitor della Honda Hornet ovviamente, con quale condivide più o meno la cavalleria. Questa ha qualche cavallo in meno, ma l'erogazione è sicuramente ottima. Si percepisce che manca qualche cavallo rispetto alla Hornet, però devo dire che ce n'è ragazzi. Coppia e motore non mancano, ci si diverte tanto con questa moto. La reputo una fan bike, competitor se vogliamo anche dell'MT-09. Quick shift, proviamolo, molto bene. Frenata eccezionale, veramente frena molto bene, impianto frenante dignitoso. E adesso ci fermiamo e ve la racconto un po' da fermi. Allora ragazzi, GSX 8S, una moto molto molto valida, carina, una fan bike che costa circa 8.900 euro, ha 83 cavalli e 78 Nm, motore bicilindrico in linea che è divertente, spinge abbastanza perché è una moto che pesa poco più di 200 kg in ordine di marcia, quindi ha un rapporto peso-potenza interessante e una ciclistica adeguata per divertirsi. All'anteriore doppia pinza con dischi da 320 mm Nissin radiale con steli rovesciati Kayaba. Al posteriore un telaio ad ala di gabbiano in acciaio che aggrappa il posteriore, gommone da 180 che non troviamo per esempio sulle dirette rivali. La Hornet monta un 160, questa gomma è molto molto bella, dà una linea sicuramente più aggressiva alla moto e regala un appoggio in curva più performante. Anche dietro abbiamo una bella pinza Nissin a due pistoncini, molto 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 importante. La frenata su questa moto è eccezionale. La linea, il design, sicuramente io la preferisco alla Hornet, ma sono gusti soggettivi, e la guidabilità sicuramente molto divertente. Telaio, come vedete, è in alluminio che si aggrappa al motore, e poi sul posteriore troviamo questo traliccio molto bello che riprende il colore dei cerchi. Codino molto minimal che sfila, agilissima ragazzi, tecnica, dotata di quick shift up and down di serie, mappature, due mappature A e B e traction control inseribile fino a tre livelli e anche disinseribile. Le sospensioni sono già steli rovesciati Kayaba, sia l'anteriore che il posteriore. Al posteriore c'è un mono, una escursione comunque buona, che sembra di circa 14 cm se non di più, però abbastanza secca, ecco, molto sportiva. L'assetto anche delle sospensioni è sicuramente da fan bike stradale. Ragazzi, una moto che veramente reputo all'altezza del prezzo che costa, circa 8.900 euro che avevo in mano, potente, leggera, agile, performante, un bel appoggio in curva con il 180 posteriore, mi ha sorpreso e sinceramente la preferisco quasi alla Hornet, ma questi sono
gusti soggettivi. Sicuramente la Honda è un prodotto più ricercato a livello di tecnologia TFT e disponibilità di elettronica. Questa è un po' più nuda e cruda, però sicuramente molto divertente. Serbatoio da 14 litri e un consumo medio che supera i 20 km al litro, 22-23 km al litro, perché ovviamente è una moto di bicilindrica con 83 cavalli che, se non strizzata, riesce a superare tranquillamente i 20 km al litro. La dotazione ciclistica l'ho trovata valida, divertente. Si tocca bene al suolo, perché l'altezza della sella è di 78 cm, quindi appoggio entrambi i piedi a terra. Io sono alto 1,75 m, questo è molto importante soprattutto per moto di questo genere, che magari si rivolgono a neofiti o a persone non troppo esperte che approcciano al mondo del motociclismo, e la prima cosa fondamentale è riuscire a toccare bene a terra per manovrare la moto da fermi e avere una sicurezza, un controllo del mezzo. Quindi sicuramente un segmento che si colloca tra le entry level e le naked, un po' più diciamo spinte, mi ha convinto, ragazzi, molto bello. Diamo uno sguardo al TFT. Come vedete, colori con tutte le info, e attraverso questo blocchetto mode su e giù si gestisce tutta l'elettronica. C'è il computer di bordo con tutte le info principali. Qua in alto abbiamo il traction control, inseribile da 1 a 3, 3 più invasivo, 1 meno invasivo, disinseribile. Qui a destra le mappe A e B, che regolano l'erogazione dei cavalli. Quick shift, anche questo dosabile su sport o normal. L'indicatore delle marce, conta chilometri, conta giri, e appunto qua sotto tutte le informazioni necessarie al trip. Orario in alto a destra, e poi le spie lateralmente. Un dashboard da 5,5 pollici, molto ben fatto. Ecco, il difetto che trovo è questa chiave un po' troppo a ridosso del TFT, perché la visuale, quando si sale a bordo della moto, è leggermente sovrapposta al TFT. Per il resto devo dire che non ha grossi difetti. Per quello che costa, vale. Diciamo che mi piace molto anche il gruppo ottico anteriore, questi due LED molto belli, e ha una buona ciclistica di dotazione di serie. Adesso risaliamo in sella e andiamo a fare un altro giro con questa fan bike di Suzuki. Proviamo sul dosso, sì, abbastanza secca. E ai bassi regimi è un po', non dico nervosa, ma è abbastanza scattante, pronta, quindi bisogna riuscire ad usare bene il gas. Ovviamente è un bicilindrico, quindi ne ha tanto subito. Ma un'erogazione poi molto fluida, che sale bene di giri, arriva a 9.000 giri, 10.000 giri, quindi un motore comunque sportivo. Allora, il traction entra abbastanza invasivo, nonostante sia tarato sul minimo, taglia abbastanza l'erogazione e aiuta a scaricare meglio sull'asfalto i 83 cavalli e i 78 Nm di coppia. Veramente divertente, ecco. Se devo dire, la posizione in sella è addirittura molto molto quasi turistica, perché abbiamo sì un manubrio abbastanza caricato sull'avantreno, ma le pedane sono adiacenti al busto, non sono troppo arretrate, certo rialzate per permettere un dinamismo adeguato in curva, perché ovviamente rimane sempre una moto sportiva. Vediamo un appoggio in rotonda. È molto leggera, ecco, la stabilità viene un po' meno, perché si percepisce moltissimo la leggerezza di questa moto, che quando si va un po' a strizzare
la reputo un po' nervosa, è abbastanza scattante, ma questo è dovuto alla sua leggerezza, veramente va gestita, imparata a guidare con dolcezza, perché è leggerissima e appena si fa un movimento lei segue. Mi ha veramente impressionato la frenata anteriore, davvero che sembra un impianto frenante di livello superiore, molto buono, e a livello di strumentazione molto minima. Appunto, abbiamo il sistema qui a sinistra, mode e switch su e giù per gestire quelle info, diciamo, base che questa moto offre, e poi abbiamo appunto la bagliante, il lampeggio, le frecce, e da questa parte le quattro frecce. Basta, finito così, non ha niente di trascendentale, una moto molto minimal, adeguata secondo me per chi approccia al mondo del motociclismo e vuole, ma comunque una moto divertente e performante, perché con questa ci si diverte, l'erogazione è buona e facilissima da gestire, in movimento, leggera, convincente. Ragazzi, adesso rientriamo a Criminal Moto, che ringrazio per la prova, veniteli a trovare, loro trattano MV Agusta, Pavia e Suzuki, oltre da quest'anno anche Benelli e QJ Motor, perché dovete sapere che Benelli con la sua TRK non uscirà, quella che hanno presentato ad EICMA con la 700 e la 800 purtroppo non uscirà, ma uscirà la QJ SRT 800, che è identica alla Benelli TRK. La QJ ha rilevato la Benelli e quindi penso che gli abbia rubato la fetta di mercato, tra virgolette. Usciranno loro QJ con questa SRT, che non altro è che la TRK 800. Comunque ragazzi, prova fatta, molto carina, una fan bike che consiglio appunto ai neofiti o a chi vuole moto meno impegnative per divertirsi la domenica. Sicuramente valida come ciclistica e motore, agile e un po' nervosa, però per quello che costa la reputo ottima. Voto 7.